Sono abbastanza buone le condizioni del piccolo di 2 mesi rimasto schiacciato da un'infermiera caduta dalle scale mentre lo stava trasportando dal pronto soccorso dell'ospedale di Nocera al reparto di pediatria. Il bimbo resta ricoverato al Santo Bono di Napoli nel reparto di neurochirurgia. La situazione al momento è tranquilla, ma la prognosi non è ancora stata sciolta, essendo ancora in atto l'iter diagnostico. Ieri le sue condizioni non si erano mostrate buonissime, il piccolo aveva perso 2 grammi di emoglobina. Ora fanno sapere dall'ospedale napoletano la situazione è, come detto, tranquilla. Accanto a lui i genitori originari di Nocera Superiore. Ieri i carabinieri hanno sequestrato la cartella clinica del neonato. Intanto una missiva a firma della FSI indirizzata al direttore sanitario dell'ospedale di Nocera, che ha come argomento l'attività di accettazione dei piccoli pazienti che arrivano all'Umberto I, era stata redatta il 22 settembre, il giorno prima che accadesse il tragico incidente. Non è stato un presagio quello dei sindacati, da tempo denunciano una situazione che definiscono inconcepibile. Dito puntato contro la prassi di inviare i piccoli pazienti che arrivano al pronto soccorso direttamente in pediatria. Dal piano terra in pratica vengono inviati in automatico al primo piano, accompagnati talvolta da infermieri, altre da ausiliari, spesso direttamente dai genitori che si lasciano guidare dalle frecce presenti nei corridoi. È tutto ciò che da tempo sindacati ed operatori sanitari del reparto di pediatria denunciano a gran voce. Questa mattina il documento redatto venerdì scorso dalla FSI è stato protocollato ed ha una valenza ancora più forte. Si chiede al direttore sanitario un confronto sull'annosa questione. Lo scorso mese di giugno, a seguito di un incontro tra ASL e sindacati, fu detto che sarebbe stata garantita la presenza di una o due unità in più in pediatria, in attesa di riprendere, a fine estate, una discussione sulla possibile realizzazione di un pronto soccorso pediatrico. Dal reparto però fanno sapere che le unità aggiuntive non sono mai arrivate. Intanto in pediatria si continua a svolgere un'attività che funge comunque anche da pronto soccorso, con l'arrivo di circa 50 piccoli pazienti ogni 24 ore, tutto con a disposizione 2 infermieri per turno e 12 posti letto da seguire. Si attendono risposte.